Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con voi perché volevo che mi teneste compagnia, io tenerla a voi, mentre mi cimentavo nel montaggio di un mobiletto. Metto qui la foto di come dovrebbe venire una volta montato, sempre che io riesca a montarlo. Beh, sarebbe una piccola libreria girevole. In realtà abbiamo preso questo mobiletto Io Guido per metterlo in veranda e metterci dentro una parte dei nostri DVD, perché ne abbiamo talmente tanti che non sappiamo più dove metterli. Io sono in una miss totalmente casalinga, perché insomma, per fare un lavoro di questo genere non ha senso mettersi in gingheri. Il mobiletto è pesantissimo, cioè ragazzi, non riesco neanche a sollevarlo. Aspettate che vado indietro. Voi dei video che faccio di solito seduta sul divano non vedete mai questa inquadratura. Questa è la coda del mio pianoforte. La libreria l'abbiamo comprata su Amazon e l'abbiamo pagata circa 45-46 euro, perché questo colore in particolare, ovvero il bianco, che secondo me è il colore migliore perché si abbina con tutto, era in promozione. Ovviamente mentre tenterò questa impresa epica chiacchiereremo insieme. Dentro c'è un'altra scatola. Oddio, come pesa, ragazzi. Devo riuscire a toglierlo dalla scatola più grande. Farò così e poi lo farò scivolare. Se vi state chiedendo come mai Guido non mi aiuta, è perché lui in queste cose è peggio di me. Oltre a non piacergli, non ha assolutamente manualità, quindi tra i due è sicuramente meglio che questo lavoro lo faccia io. Ok, questo lo possiamo buttare perché non ci serve più. Sto vedendo che qua sopra la confezione ci sono tutte le istruzioni, quindi io devo stare attenta a non romperla, perché tutte le istruzioni sono sulla scatola. Scrivetemi se anche voi ogni tanto vi cimentate in questi montaggi. Questo è un mobile tipo quelli dell'IKEA, credo. L'ho già rassegnata, ragazzi, prevedo 100.000 viti. Forse è arrivato intatto. Adesso ho deciso che posizionerò tutti i pezzi qui per terra e poi con calma leggeremo insieme le istruzioni. Vi fate anche da supporto morale in questa impresa. Ecco, vedete? È un bianco opaco. Questa secondo me è la base, perché non so se avete notato dalla foto che vi ho messo prima, però sarebbe un mobiletto girevole. Queste sono le viti, cioè sono una quantità assurda, guardate. Poi abbiamo tante tante assi. Questa è la base girevole. E poi ci sono questi. Ragazzi, mi sono già spellata una mano, partiamo male. Guardate un mino. Si è messo nella scatola, adesso vi ho girati un attimo. Oh, bel amore, cosa fai? In questa scatola secondo me ci possiamo stare tutte e due. Aia, non muovermi. No, non gli piace che sia entrata anch'io, ragazzi. Vuole starci da solo, ha la sua nuova tana. Aia, aia. Qui c'è la mia cassetta degli attrezzi improvvisata, che è questa vecchia caraffa con dentro tutte le poche cose che abbiamo, qualche cacciavite, delle pinze. Purtroppo non trovo più il martello, spero che non ci sia da usare il martello, perché sennò mi toccherà chiederlo in prestito a qualche vicino. Ok, intanto ho trovato le forbici. Mi sono sporcata già tutti i leggings perché questa specie di legno truciolato perde un po' tutti i truccioli. No ragazzi, ma sono tantissime. Ci sono questi che sono dei feltrini e mi serviranno alla fine, quindi li metterò lì sul tavolo. Poi c'è una, credo si chiami brugola, questa. E ce n'è anche una più grande, queste due. Non so voi, ma in queste settimane di quarantena noi ci stiamo dedicando alla sistemazione della casa. Stiamo anche proseguendo nella sistemazione dei libri. In particolare abbiamo praticamente tirato giù mezza libreria e riordinato gran parte dei libri in ordine alfabetico. Sì, c'è ancora moltissimo da fare. Conto alla fine di questa quarantena di ultimare il riordino che ho in mente da mesi. Ok, praticamente ragazzi ci sono un numero spropositato di viti fatte così e poi ci sono tre pezzi fatti così, solo tre. Questi qui e questi legnetti. In questo semplicemente bisogna inserire i legnetti. Ok ragazzi, sono andata a recuperare il martello. Di solito le librerie IKEA, quando ero piccola, me ne montava sempre mio zio. Io stavo lì a guardarlo.
Non ci siamo, cioè questo pezzo qua non ci va. Direi che cominciamo a farne uno. Abitata con la brugola, quella più grande, credo. Sono sicura che una persona esperta in questo tipo di lavori in 10 minuti ve lo monta. Oggi è una giornata caldissima, è vero che ho aperto la finestra e adesso c'è un po' di corrente, infatti l'audio probabilmente non sarà il massimo. È veramente assurdo perché sta facendo sempre bel tempo. Di solito il periodo pasquale, anche subito dopo Pasqua, da anni è caratterizzato da giorni di pioggia. Sapete che a me piace la pioggia, però capita spesso di andare via a Pasqua, mentre quest'anno che non possiamo spostarci. Il tempo è bellissimo, però pazienza. L'importante alla fine è che stiamo bene e che la situazione generale stia lentamente migliorando. Ah, ecco, comincio a capire come interpretare le istruzioni. Il 6 per stava a significare che dovevo fare 6 di questi, tutti allo stesso modo. E quindi adesso ci diamo da fare con il martello. C'è Umer che mi guarda dalla scatola molto perplesso. Devo dire che in questo periodo di solitudine in casa, che poi sola non sono perché, come vi ho detto, per fortuna c'è Guido, stando in due insomma non si sente tanto la solitudine, però mi rendo conto che più che il contatto sociale, quello che mi manca di più è la musica, cioè andare ai concerti. Tra l'altro quest'anno avevo fatto l'abbonamento sia dei concerti al conservatorio sia di quelli alla Scala, quindi spero che poi in qualche modo o vengano recuperati oppure mi diano un rimborso, perché ne ho persi veramente tanti. Poi certo mi manca molto anche il cinema, anche solamente uscire per fare una passeggiata. La cosa che mi ha convinto ad acquistare questo mobiletto è che c'erano parecchie recensioni che dicevano l'ho montato da sola. Questo mi ha spinta ulteriormente a sceglierlo. Procediamo anche con questa, altri due legnetti, no, non so se si chiamano legnetti, però effettivamente sono dei bastoncini di legno. Periodo in casa sto mangiando di tutto e di più, ragazzi. Non è che di solito io faccia chissà che attività fisica, però certamente anche solo uscire a passeggiare, comunque uscire per i vari impegni, un pochino si brucia. Qui invece niente. Tra l'altro sto cucinando spessissimo anche la pizza, perché io ho la macchina del pane e quindi ogni 2x3 faccio sia pane che pizza fatta in casa. L'ultima che ho fatto un impasto misto, farina per pizza e farina integrale, ed è venuta croccantissima, cioè anche Guido, che non ama particolarmente la pizza, ha detto che era buonissima. Direi che questa parte è montata, ragazzi, guardate che bel cubo, potremmo farci entrare dentro Hummel, guardate che bello, è anche molto carino come design. Thank you.
chiacchierare mentre montavo la libreria, ma mi rendo conto che è impegnativo, ragazzi. Cioè, non sembra, ma bisogna concentrarsi. Comunque, secondo me sta venendo carina. E forse per i DVD è un po' sprecata, perché in teoria su ogni ripiano praticamente ci starebbero degli A4. Quindi poi valuterò bene per cosa utilizzarla. Sembrava troppo bello per essere vero. Dovevo mettere questo che aveva più buchi in modo da poter salire ancora un piano, e invece io ho messo già il coperchio. Niente, la smontiamo tutta. Adesso ci metteremo i feltrini, perché ci vogliono 4 feltrini. Ragazzi, adesso la giriamo. No, ma dai, cioè, non ci posso credere che forse sono riuscita. L'ultima cosa, quella brugola, questa la devo fissare bene. No, vabbè, ragazzi, cioè, wow, direi che l'impresa mi sembra più che riuscita. Se devo fare un altro appunto all'azienda, io inserirei qualcuno di più di questi cosini. Fissiamo questi qua per l'ultima volta. Adesso ve la metto indietro e ve la faccio vedere, perché è uno spettacolo. Cioè, guardate come gira. E adesso, per fare la prova definitiva se l'ho montata bene, ci metteremo dentro il gattone. Ecco, incredulo anche lui nell'impresa della sua mamma. Entra, umbele, entra, amore. Umi? No, è scappato, ho paura. Direi, ragazzi, che la libreria è montata. Sono super contenta della mia opera e soprattutto sono soddisfatta del prodotto, perché mi sembra di buona qualità. Adesso ci sarà il problema di come portarlo di sopra, però nel caso vi aggiornerò sotto nei commenti. Io spero di avervi tenuto compagnia con questo video un po' diverso dal solito e spero divertente. Vi mando un bacio, un abbraccio, se volete ci vediamo al prossimo video.